L'Aquila, capitale del perdono. L'Aquila, capitale del messaggio universale di Papa Celestino V, una grande eredità lasciata al mondo. La perdonanza numero 728 è quella che apre ancora di più al mondo. È la perdonanza di Papa Francesco, il primo pontefice che apre la Porta Santa il 28 agosto con l'Angelus dalla Basilica di Colle Maggio e Mondovisione. È la perdonanza che per la prima volta anticipa il corteo storico al 23 e fonde due degli elementi più identitari del riconoscimento UNESCO, il corteo e il fuoco del Morrone. È la perdonanza dei grandi significati anche nella scelta dei figuranti al corteo che dopo due anni di pandemia torna mobile. La perdonanza è il grande dono dell'indulgenza plenaria fatta da Papa Celestino al mondo intero, il primo giubileo della storia che coniuga appunto storia e spiritualità e che diffonde il messaggio celestiniano di speranza, solidarietà, uguaglianza e coesione tra i popoli. E proprio in questo senso è andata la scelta della Dama della Bolla, una ragazza afghana, del Giovin Signore, un fisico cinese, e della Dama della Croce, una ricercatrice architetto venezuelana. Abbiamo voluto rappresentare la caratteristica dell'Aquila, che è una città aperta, accogliente e inclusiva, e lo abbiamo voluto fare raccontando tre storie di chi è venuta qui perché è folgorata dalla bellezza dell'Aquila, chi è venuto qui perché un progetto internazionale di ricerca lo ha accompagnato verso il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso e chi invece è qui per necessità, come la giovane ragazza afghana che è ospitata insieme alla sua famiglia, insieme a 60 suoi connazionali, a seguito di un accordo fatto con la Federazione delle Chiese Evangeliche e con la Casa del Volontariato dell'Aquila. È un segnale di una città che ha saputo e sta recuperando la sua tradizione di luogo di incontri, di crocevia di culture. Si sente onorata e allo stesso tempo sente la responsabilità di ricoprire un ruolo così importante, tradizionale, riconosciuto come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Quindi è una responsabilità ma anche un onore. Io sono davvero onorata, e come l'ho già detto, e per me è qualcosa di molto importante rappresentare la città dell'Aquila, rappresentare il messaggio di Papa Celestino V e il Gran Sasso Institute, dove io lavoro, dove tanti di noi come ricercatori siamo qua in questa bellissima città. Questo anno verrà il Santo Padre e questo fa sì che questo messaggio che ha voluto portare avanti il sindaco Biondi sia vero, perché questa è una città che rappresenta quei tre stemmi di che cos'è la perdonanza: l'accoglienza, la solidarietà e la pace. Noi rappresentiamo questo senso di accoglienza che caratterizza questa città e la solidarietà che si è vista soprattutto sbocciare nei momenti di difficoltà che si sono vissuti, e la pace che è il perdono e si fa ogni anno ed è universale ed è per tutti. E penso che questo anno più che mai io ne sono davvero, davvero onorata. Perché questa mostra il dialogo tra diverse culture, quindi io vengo da un altro paese lontano, mostra la città è molto inclusiva. Sono molto contento di stato scelto questo ruolo. Non sono mai visto questa perdonanza. Quest'anno è la mia prima volta. Una perdonanza che davvero ha portato a tanti cambiamenti in città, anche nelle cosiddette infrastrutture per l'accoglienza al pontefice, ma non solo. Una delle novità più importanti è la sistemazione della scarpata dinanzi alla Porta Santa, alla quale il Comune ha voluto ridare dignità, realizzando una gradonata per accogliere i fedeli con fondi del PNRR, un'opera che resterà permanente e che realizza anche una sorta di piccolo anfiteatro all'aperto. Beh, è sicuramente un momento molto emozionante. Da quando abbiamo pensato quest'opera, a quando l'abbiamo realizzata, è passato davvero poco tempo. Questo è un segno anche di una bella capacità amministrativa e di tutta la filiera che ha funzionato perfettamente. Oggi da una scarpata senza alcun pregio abbiamo un'opera importante che può sublimare il momento dell'apertura della Porta Santa e che può essere anche una meta di tante persone che si vogliono raccogliere in preghiera di fronte alla Porta Santa nel resto dell'anno. È un momento veramente importante per la nostra città e crediamo che quest'opera si storicizzerà e diventerà parte di questo stupendo paesaggio.
Allora, è un'opera che comunque è stata fatta in collaborazione con la soprintendenza, quindi tutti i materiali sono assolutamente compatibili con l'area e con la solennità che deve rappresentare. E abbiamo questi materiali di ultima generazione che sono ecocompatibili, hanno delle polveri di legno dentro, per cui hanno le stesse caratteristiche del legno ma hanno bisogno di meno manutenzione. Questo qui consentirà una maggiore longevità all'opera e minori costi di manutenzione della stessa. Oltre al verde, che è stato fatto con degli studi botanici particolari, per cui adesso che esploderanno tutte quante le piante sarà meraviglioso e si unirà a tutti i materiali naturali come la pietra e il legno. Ma la perdonanza è anche quella dei grandi eventi, con un programma artistico intenso e anche spirituale a corredo di tutte le iniziative storiche e religiose, grandi nomi come sempre, ma anche spettacoli cuciti per la città e artisti del calibro di Claudio Baglioni, Diodato, Roberto Vecchioni, Tony Adle e altri. La mano del maestro Leonardo De Amicis, direttore artistico, che da anni regala emozioni al pubblico, di aquilani e turisti. L'orchestra e il maestro De Amicis già stanno facendo le prove, si inizia finalmente un programma artistico molto ricco, come sempre molto legato anche a questa perdonanza che sarà inevitabilmente ricordata per la presenza di Papa Francesco. Sì, la mia quinta perdonanza, la perdonanza importante, quella che accoglie il Santo Padre che aprirà la Porta Santa. Stiamo preparando appunto di consueto la cerimonia d'apertura che andrà in onda il 23, è un cast con artisti importantissimi, avremo Vecchioni, Diodato, per i giovani Gaia LDA, un ospite internazionale che è Tony Adley, la voce narrante di Anna Foglietta e Daniele Pecci, con la bravissima Bianchetti che condurrà tutta la serata. Si è pensato molto ai giovani, non solo, Fabri Fibra, Claudio Baglioni, il solito aspetto importante, tutti spettacoli cuciti sull'Aquila approvati qui, quindi questo è un aspetto al quale non ha voluto rinunciare neanche alla sua quinta. No, il mio progetto è trasversale, parla a tutti, parla a tutte le età, per cui è un messaggio per i giovani, la consapevolezza appunto che dobbiamo lasciare sicuramente un mondo migliore. Quest'anno il sottotitolo è Di futuro e pace, quindi parleremo anche del futuro della pace e quindi è un discorso sicuramente largo, adatto a tutti. È appunto una perdonanza che si apre sempre più al mondo, è cresciuta negli anni, è una perdonanza ormai internazionale, lo si è visto nella scelta dei figuranti, lo si è visto anche poi nei contenuti artistici. La perdonanza ha iniziato un tragitto straordinario, esiste da tanti anni, l'abbiamo voluta attualizzare, ma rispettando le radici, rispettando l'aquilanità, rispettando il popolo che la vive, per cui è una piattaforma culturale importante che adesso parla veramente all'Europa e al mondo. È cresciuto anche il pubblico in queste edizioni delle perdonanza, sempre più consapevole, lo si è visto nei cantieri dell'immaginario, lo si è visto in queste edizioni. Sì, abbiamo riportato le persone intanto ad abbracciarsi, ad apprezzare l'arte, a stare seduti, ad apprezzare realmente con il volere lo spettacolo, l'arte. L'arte ci aiuta, ci accomuna, ci fa pensare, quindi tutte le cose che ci fanno pensare sono sicuramente una cosa buona e positiva. Una buona perdonanza e un messaggio finale a tutti gli aquilani, maestro. Di futuro e pace.